Da 12 anni abito in questa frazione che è a 10 km da Pesaro, Colombarone appunto, quindi volevo partire a mezza campagna, diciamo così, anche da questa zona per far capire ai miei concittadini che bisogna venire a votare assolutamente, votare una candidata del posto, in questo caso io. La mia politica è quella di portare avanti le piccole e medie imprese, di aiutare le aziende a non sovrattassarle, di conseguenza questo potrebbe generare ovviamente posti di lavoro, cosa che qui soprattutto nella zona di frontalismo, diciamo così, perché è limitrofa alla Romagna, non sta succedendo, c'è questa emigrazione di posti di lavoro che vanno verso un'altra regione, bisogna assolutamente fermarla ed è uno dei punti cardine del mio programma. Luca Ceriscioli, candidato presidente, ha voluto essere qui per sottolineare l'importanza di donne che si impegnano in politica per avere una rappresentanza femminile sempre di più importante a livello regionale. Ho apprezzato moltissimo che Luca Ceriscioli sia venuto qui oggi e che mi abbia affiancato nella mia corsa alla candidatura. Bisogna quindi insistere sul candidato donna, mettendo la preferenza della persona scelta, ed è l'invito che adesso voglio rivolgere a tutti, tenacemente di insistere e di scrivere Zaccarelli nella lista Uniti per le Marche.